qui in rappresentanza di questo luogo che è il chiosso di San Francesco, di cui i padri francescani sono i depositari e i conservatori e gli innovatori anche per le tante attività che qui si svolgono. Io vi ringrazio, avete detto delle cose molto belle a riguardo della nostra ospitalità e anche sulla custodia del luogo, ma in realtà noi siamo ospiti perché questo luogo è vostro, è del cittadino sorrentino. Ci arrivo con un breviloquio storico per far intendere che siamo noi qui a cercare di fare anche tanta attenzione e cura per questa realtà così bella, storica, unica, si può dire, al mondo della sua arte. E in un breve traccio 1400 anni di storia. Partiamo VII secolo, 625. Sant'Antonino Abate qui si ritira e edifica una piccola cappella dedicata a San Martino di Tours, probabilmente in quell'angolo, nell'ingresso, abbiamo ritrovato qualche residuo. In più una vigna che è stata ripresa poi nella storia, quindi è segno ancora della continuità di Antonino. Qui nell'VIII secolo arrivano le monache benedettine, quindi un monastero benedettino. Il chiostro, detto San Francesco, riprende questa antica struttura per due motivazioni. La prima, perché nel 1200 le monache non potevano assolutamente risiedere in questo luogo dovute alle incursioni saracene e dunque anche dei turchi. Assalivano le coste italiane in un modo forte, irruento e anche con fini di distruggere la identità cristiana e anche approfittare per riscattare poi denaro e interessi di vario genere. Quindi si ritirano all'interno delle mura di Sorrento, qui arrivano i frati, 1224 tradizioni orali, arrivano alla spiaggia San Francesco da Napoli e recuperano gradualmente questo luogo. C'è un documento nel comune, 1291, in modo così giuridico, consegnano ai frati questa struttura che durerà fino alla fine dell'Ottocento e che arriveranno poi le leggi eversive. Ma intanto c'è un nesso storico importantissimo. La struttura monastica, quella delle monache, voi lo conoscete, sono gli archi ogivali che vedete nel 1200. Queste sono del 400. Sono stati i frati a ricomporle, a rimetterle a punto, con un fine molto interessante. Ormai sanno bene che qui la problematica è del mondo orientale. I turchi assalgono la nostra realtà e quindi i musulmani si affermano in un modo molto forte e politico. Non è novità questo. Quindi dobbiamo cercare di fare molta attenzione nel rispetto, nel dialogo, e anche Papa Francesco sta lavorando tantissimo. E allora pensano in un modo straordinario, anche profetico, di rivedere il chiostro e di farlo secondo queste due culture, quella latina e quella orientale araba. Notte di Sant'Antonio, 1581, assalgono Sorrento i turchi, la distruggono in buona parte, smontano completamente la cattedrale, entrano dalle porte alla notte perché purtroppo un turco apparentemente cristiano si era convertito, ma non si è convertito, un po' difficile che si convertono, e la famiglia correale buona sono entrati, dunque hanno devastato la città. Quando entrano qui, a quell'ingresso, si fermano perché con le torce vedono gli archi ogivali, per loro il segno della loro identità. Qui trovarono i frati, tanta gente ormai che aveva sentito le urla e gli strazi di tanti sorrentini di quell'epoca per come li avevano trattati, come li trascinavano anche via, e si salvarono. Sappiate che in vari punti ci sono i percorsi sotterranei, sono i cunicula così definiti, che servivano proprio per fuggire da un ambiente all'altro. Sorrento a quell'epoca nel 400 una città monastica, molto è scomparso purtroppo col tempo, perché quando si è arrivati con il Novecento, la realtà contemporanea, la novità della urbanistica ha portato quella Sorrento che oggi vediamo e ha lasciato dei segni. Concludendo, questo è l'unico di quel periodo con un valore straordinario che è rimasto e rimanda di nuovo, con questo linguaggio artistico, la storia che ha e è parte costitutiva della bellezza e della signora Sorrento.